Ritrovati ad una nuova puntata di Notizie Speciali. Una delegazione del National Conference of States Legislature è stata accolta dalla Presidenza del Consiglio regionale per un confronto sulle esperienze legislative dei rispettivi paesi. Un confronto sulle esperienze legislative dei rispettivi paesi e sulle politiche regionali della Campania, al fine di sviluppare una collaborazione sulle attività legislative volte a promuovere innovazione politica e qualità legislativa. È quanto è emerso dall'incontro che il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Pietro Foglia, ha tenuto con il National Conference of State Legislators, organizzazione non governativa con sede a Washington che si occupa di ricerca, assistenza e consulenza ai legislatori degli Stati Uniti. Avevamo il dovere di ascoltare come una democrazia, qual è quella americana, potesse segnalarci punti, insomma, di grosso avanzamento nei lavori delle assemblee legislative. Difatti loro si sono meravigliati come le nostre commissioni, pur essendo in un numero anche considerevoli, forniscono solo un parere consultivo e non hanno potere deliberativo, così come accade da loro. Come si sono meravigliati dell'assenza di un organo che faccia da filtro tra i cittadini e l'organo legislativo, perché possano essere recepite le istanze, le speranze in ciascuna legge. Quindi diciamo che sono, per noi possono essere degli insegnamenti che ci portano a modificare l'attuale normativa e loro hanno appreso, e abbiamo discusso anche di questo, hanno appreso, credo all'esterno, come ci sia un contenzioso tra governo centrale e governo regionale sulle materie concorrenti che tutti quanti ci auguriamo che la prossima riforma costituzionale possa eliminare. Tra i temi affrontati, le competenze legislative delle regioni, le differenze tra il modello federale statunitense e quello italiano e l'attività legislativa espletata dalla Regione Campania nell'attuale legislatura. Al centro dell'attenzione, la riforma costituzionale in itinere per la parte che introduce tra le funzioni del nuovo Senato la valutazione delle leggi e delle politiche pubbliche. Un tema, questo, da anni ampiamente sviluppato nelle istituzioni statunitensi, in particolar modo a livello locale e federale, e la possibile nuova riforma del titolo V della Costituzione in merito alla ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni. Beh, la cosa principale che ho capito è che abbiamo molte più cose in comune rispetto alle differenze che abbiamo. L'incontro si inserisce nell'attività di collaborazione avviata da National Conference of the State Legislators, con la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle province autonome del nostro paese che, presso la sede di Roma, ha visto la firma di un protocollo d'intesa avente lo scopo di perfezionare la cooperazione sia in ambito interparlamentare che in tema di relazioni istituzionali. E ci sono similitudini anche nella relazione tra regione o Stato nel nostro paese e il governo nazionale. Allora, tutto questo mostra di nuovo come noi possiamo lavorare insieme per rafforzare le nostre economie e rafforzare l'amicizia tra di noi. Porta il nome americano, ma è decisamente Campano Doc, il noto marchio di abbigliamento che quest'anno ha affidato la sua campagna pubblicitaria a Oliviero Toscani. A sua volta, il noto fotografo ha mantenuto il progetto 100% partenopeo. Papà mio all'epoca aveva un'industria, una fabbrichetta di intimo, sia uomo che bambino. E praticamente un sabato mattina si trovò in un ufficio di un mio zio che stava pulendo una scrivania con una t-shirt bianca. Solo
poi causa deformazione professionale incomincia ad analizzare questo prodotto, ma cosa che fa ancora oggi perché papà lavora ancora in azienda, e vede in questo prodotto delle spiccate qualità, ne domanda i prezzi, si parte, la t-shirt viene dal Brasile, si organizza un viaggio in Brasile, si parte per il Brasile e quindi diciamo da questo viaggio qua nasce l'azienda Original Marines. Allora, tutti i bambini che vedete, i ragazzi che vedete fotografati sono napoletani, quindi siamo partiti con questa idea, partiamo da casa, tutto fatto in casa. È stata un'esperienza molto, molto divertente, perché è chiaro, ma giro, vieni qua, gennaio, guardami il mio bambino com'è bello, che occhi, queste mamme esaltate, no? Come un film bellissimo. Quindi ho vissuto 3-4 giorni molto indimenticabili di questo casting a Napoli. E abbiamo fatto, li abbiamo fotografati e adesso c'è la campagna che esce a Napoli e sono felice che tutto parta da qui, perché l'energia può essere trasmessa anche forse un po' al nord, dove sono tutti molto più tristi. Adesso c'è la settimana della moda a Milano, ci saranno queste modelle anoressiche che camminano come dei funerali, avanti e indietro, su queste passerelle tremende, proprio finali. Invece noi, finali. Invece noi qui vogliamo ripartire con questo spirito napoletano, sono felice. Fra l'altro nel frattempo è successo anche che sono venuto a fotografare i pizzaioli napoletani, uscirà un libro alla fine del mese con 100 ritratti dei grandi pizzaioli napoletani. Questa è un'azienda che è nata all'ombra del Vesuvio ed era giusto secondo me dare un tributo praticamente anche alla città che ci ha visto praticamente nascere. Molto spesso tutti quanti ci chiedono i nostri prodotti, qual è la nostra fonte di ispirazione. Beh, in effetti camminando per Napoli, i colori, nel DNA, dal DNA di Napoli che nasce il DNA dell'Original Marines, era giusto praticamente far conoscere anche a tutto il pubblico la nostra origine e far sapere che poi in effetti Napoli non è solo quello che è di negativo, si vede in giro, ma ci sono anche tante aziende di successo che devono proprio il loro successo a quello di essere nate proprio qui a Napoli. Oggi abbiamo 220 dipendenti di sede, che sono tutti quanti dipendenti nostri, in più siccome abbiamo quasi 700 negozi in giro per il mondo, considerando un minimo di 4 persone per negozio, abbiamo un indotto di 2800 posti di lavoro. E in pochi sanno che un'altra eccellenza mondiale dal profumo americano in realtà ha sede proprio in Campania, lì con la stiamo parlando del 22esimo gruppo radar dell'aeronautica militare. Il tenente colonnello Gianluca Capasso è subentrato al tenente colonnello Sergio Cannas al comando del 22esimo gruppo radar aeronautica militare di Licola in provincia di Napoli. Una delle tante eccellenze mondiali che il territorio campano tiene nell'ombra, preferendo accendere i riflettori su questioni che ledono l'immagine della regione. Mi dispiace allontanarmi da questa realtà territoriale, forse poco conosciuta, poco nota, ma io considero un centro di eccellenza, di efficienza e di efficacia che rappresenta la presenza dello Stato in questa porzione del territorio. Il compito del reparto, come è noto, è importante ed è quello della sorveglianza dello spazio aereo sovrastante il territorio nazionale di mari adiacenti e viene svolta dal nostro personale con i nostri sensori, con i nostri mezzi 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, quindi il reparto è costantemente presente nella sorveglianza dei cieli a protezione dello spazio aereo nazionale e NATO. Io amo particolarmente questo reparto, pur non essendo partenope di origine, però oramai mi sento partenope anch'io in parte, ed è stato sì il mio punto di partenza giovane sottotenente nell'89, quindi c'è oltre che un amore specifico per il tipo di attività, proprio un amore specifico per il posto. Adesso sono in partenza e continuerò a operare nell'alveo della difesa aerea e sono destinato a un ente internazionale in Belgio per continuare proprio da lì l'attività degli assetti radar aerotrasportati denominati AWACS. Tanti e delicati sono i compiti del 22esimo gruppo radar di Licola, dall'apporto alla difesa aerea al contributo alle operazioni strade pulite e strade sicure, nonché la rinnovata e proficua attenzione verso l'efficientamento energetico, la sicurezza ambientale e quella del lavoro. Il 22esimo gruppo radar è diventato appunto una pedina fondamentale nella difesa dello spazio aereo del territorio nazionale.
più si aggiungono a questi compiti istituzionali di sempre, che assicuriamo quindi 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, anche altre operazioni di supporto e di concorso con altri dicasteri, come ad esempio Mare Nostrum, come Strade Pulite. Quindi sicuramente sarà un impegno pesante, insomma, che però affronteremo come abbiamo sempre fatto fino ad ora. Ebbene, con questo è davvero tutto e vi ricordo come sempre che potete rivedere la puntata non solo in replica su questa emittente ma anche ovunque voi siate, in qualsiasi momento e su qualsiasi supporto telematico all'indirizzo www.kl.net. Alla prossima! KL.net è dal 2009 una piattaforma di condivisione dell'informazione e al concetto di citizen journalism ho già aggiunto quello del crowdsourcing, ovvero alla possibilità di proporre un articolo o un video si aggiunge quella di essere sostenuti e retribuiti direttamente dagli utenti. Inoltre, ogni settimana KL rimborsa l'autore del post più popolare. Dai anche tu un valore concreto ai mi piace, diventa sostenitore e autore di www.kl.net. Trovi i dettagli nella sezione Mission del sito.